Buongiorno, mi vedrete vestita così per tre video, almeno per due introduzioni e per questo video intero. Ho messo Eleonora a dormire, sono le 11 del mattino e spero che dorma mezz'oretta, non di più, giusto il tempo di farmi fare questo video in modo da far sì che lei riposi. Ma non troppo, perché vorrei che dormisse un pochino dopo pranzo, ma prima di uscire per andare a prendere Tommaso. Perché altrimenti se salta al dopo pranzo, si vuole addormentare, logicamente noi usciamo alle 4, si vuole addormentare verso quell'ora, tra metti e togli dal passeggino, salta, perché lei non rimane purtroppo addormentata in nessun modo se non nel suo letto, e quindi arriva all'ora di cena e poi all'ora della nanna, arriviamo tutti con i capelli dritti, ma l'argomento di questo video, come avete visto, è smettere di allattare fondamentalmente, smettere di allattare in un periodo, nel periodo dello svezzamento. Diciamo che passare dall'allattamento esclusivo, io ovviamente parlo della mia esperienza per entrambi i bambini con un allattamento esclusivo al seno. Smettere di allattare, l'idea di smettere di allattare non lo so, se uno ci pensa, durante l'allattamento esclusivo, quindi prima di iniziare lo svezzamento, l'idea di smettere di allattare è un pensiero che, no, non è possibile, non smetterò mai, no, non è possibile, guarda quante volte si attacca, è continuamente attaccata al seno, ne ha bisogno per consolarsi, ha bisogno di me, non è possibile, non è possibile. Con calma, con calma. Arriverà il momento per tutto. Innanzitutto, permettetemi un'altra piccola parentesi introduttiva. Io sono assolutamente fan dell'allattamento al seno, fin tanto che la mamma se lo senta e a patto che questo non diventi, a furia di prolungarsi nel tempo, non diventi una sorta di patologia materna. Sono fan dell'allattamento al seno, ma devo dire la verità, a pelle, ma vista totalmente dall'esterno, non sono fan dell'allattamento prolungato in età scolare. Devo dire la verità, mi fa un po' impressione, mi fa un po' impressione ad essere proprio onesti, questo è uno spazio di ricordiamoci sempre anche quando si commenta, uno spazio dedicato alle mamme, per chi vuole partecipare, anche alle non mamme, logicamente per chi vuole ascoltare, è uno spazio purché si mantenga sempre un tono di rispetto. Però è uno spazio anche dedicato all'onestà, oltre al rispetto. A me, sinceramente, non lo so, mi fa sempre un po' impressione quando vedo dei bambini grandicelli attaccati al seno. Grandicelli per me. Già dai 2 anni in su sono grandicelli, però ho un grande rispetto per le mamme che allattano e un grande rispetto per le mamme che decidono di allattare nonostante tutto, perché ce ne sentiamo dire di ogni. Io personalmente me ne sono sentita dire di ogni, soprattutto per il mio primo figlio. Per Tommaso me ne sono veramente sentita dire. Mi sono sentita dire qualsiasi cosa e la maggior parte delle volte da estranei visti per strada. Sulle dimensioni del mio seno, sulle dimensioni del bambino, sul fatto che fosse che si volesse che io lo volessi viziare, ne ho sentite dire di ogni con un'ignoranza spaventosa, ma poi ripeto, soprattutto da gente conosciuta, vista per strada, che mi vedeva veramente. Una volta lo stavo portando al nido in famiglia in cui andava, ed era l'inizio, perché ha iniziato alla fine dei 9 mesi, ho smesso di allattarlo a 10 mesi. E c'era una signora che mi ha letteralmente fermato mentre io lo toglievo dall'auto e ha iniziato tutto un pippone su: ah, ma stai ancora allattando? Sì, beh, si vede, certo, con questo seno. Quindi, massimo rispetto per chi decide di portare avanti tutto questo nonostante tutto. Ma questo è un video sul smettere di allattare. Quando i bimbi iniziano a mangiare, ovviamente gli spazi per l'allattamento si dilatano. Dilatano
Diciamo che le mamme potrebbero entrare un pochino in crisi, uno fisicamente, perché soprattutto le prime settimane, i primi giorni soprattutto, un seno abituato a produrre il latte velocemente, ogni 2-3 ore, ad essere pronto per appunto essere svuotato ogni 2-3 ore, se si vede allungare questo tempo di altre 2-3 ore, ovviamente ne risente. Ricordiamoci che più il bambino si attacca, più il latte viene prodotto. Meno il bambino si attacca, più il seno si abitua ad uno spazio di tempo più prolungato. Ecco perché, smettere di allattare dovrebbe essere fisiologicamente una cosa, diluita nel tempo. Smettere da un giorno all'altro crea dei problemi, può creare dei problemi grossi perché possono venire gli ingorghi, che possono sfociare in mastiti, può essere pericoloso. Se volete smettere di allattare da un giorno all'altro, rivolgetevi a un medico che sicuramente vi saprà consigliare e vi darà probabilmente la pillola per smettere di allattare. Perché non si scherza con una cosa del genere, siamo delle bombe praticamente, quindi vanno disinnescate. È possibile che, anzi è quasi sicuro, che all'inizio dello svezzamento il bambino voglia attaccarsi al seno subito dopo, logicamente perché non associa il cibo portato alla bocca da un cucchiaino come il cibo che ha preso dal seno, coccola compresa, cibo liquido, quindi cose da bere comprese. Non vi spaventate, assecondatelo. Però, dopo le prime settimane, dopo che poi c'è chi magari deve rientrare a lavoro, è rientrato a lavoro, non so, questo, ovviamente ci sono mille situazioni diverse, ma per qualsiasi ragione, quando la mamma decide e capisce che il suo momento è terminato, uno, non lasciate che i sensi di colpa vi tocchino, ma proprio lasciate tutti quelli che vi dicono: "Dio, però così dovrà prendere il latte formulato, sarà vittima di non so quali possibili malattie, non avrà più gli anticorpi", e tu lì ad accumulare sensi di colpa. Nein, proprio no. Quando decidete di smettere di allattare, fatelo con la maggiore serenità possibile. Vuol dire che è arrivato il vostro momento, perché due sono le cose: o lo sceglie il bambino, cosa rara ma possibile, oppure dovete metterci voi lo zampino. Veniamo alla mia esperienza. Io con Tommaso ho avuto la sensazione che, dato che lui, come sapete, l'ho detto milioni di volte, non dormiva mai, è stato un bambino con un sonno problematico e dir poco, lui passava tutta la notte attaccato al seno. Io ho avuto il primo distacco, ho deciso di dare il primo distacco una volta, preso ben piede con lo svezzamento. Il primo step è stato togliere le poppate del pranzo da cui abbiamo iniziato, poi ho tolto anche la poppata del mattino, delle merende, prima della merenda numero 1, poi anche della merenda numero 2, quindi mi arrivavo, diciamo, a fare mezza giornata senza allattare. Questo ovviamente col passare dei giorni, delle settimane, una volta che io mi sentivo più tranquilla, perché è una cosa che ho deciso io. Non è sempre facile farlo, dovreste essere possibilmente affiancati da qualcuno che, nei momenti in cui il bambino magari è abituato a richiedere il seno, stia con qualcun altro, perché non morirà di fame, non è mai morto di fame nessuno facendo una cosa simile, fate attenzione, ma c'è qualche giorno in cui si richiede sicuramente un aiuto esterno, se ce l'avete. Io non l'ho avuto, ma non è andata manco malissimo, comunque si può fare, in cui il bambino venga distratto, venga allontanato dal vostro odore proprio. Non prendetela come una cosa terribile, di violenza nei confronti del bambino. Sopravvivono tutti, stanno tutti benissimo. Prima o poi bisogna farlo. E c'è bisogno appunto di qualche giorno di rodaggio per tutto questo. Poi è arrivata la cena. Una volta che Tommaso ha inserito anche la cena, cosa che per lui ho fatto in maniera più graduale rispetto ad Eleonora, in cui è arrivato un pochino tutto insieme,
Io ho deciso di smettere definitivamente di allattare durante tutto l'arco della giornata. E quindi tra l'ottavo e il nono mese io allattavo soltanto tutta la notte, che già di per sé è abbastanza faticoso, tutta la notte, la popata della colazione è quella pre-addormentamento, che durava niente perché poi iniziava tutta la notte. Ripeto, con molta calma e con periodi, giornate, perché poi quelli sono poi mesi importanti per la dentizione, quindi ci sono giorni, momenti in cui capisci che il tuo bambino ha bisogno non di mangiare, ma ha bisogno di un contatto con te, quindi teniamo sempre presente che ci sono dei momenti in cui loro hanno necessariamente la precedenza. Però a decidere siete voi, ecco, questo non ce lo dimentichiamo mai, almeno questo, ripeto, questo è il mio pensiero e vi sto riportando la mia esperienza. Tra il nono e il decimo mese, quindi in corso nono, diciamo, io ho avuto dei momenti in cui ho pensato: non smetterò mai di allattare, mai, non succederà mai più. Perché non è possibile che lui smetta da solo e non è possibile che decida appunto di staccarsi. Come faccio? Non prendeva il ciuccio, mai preso il ciuccio, e di notte cercavo un pochino di dargli dell'acqua, ma gliela dai una volta, gliela dai due volte, se si sveglia 10 volte, non beve 10 volte l'acqua. E quindi così. Finché una notte... l'unica notte, l'unica, non si è svegliato e quindi io non l'ho allattato. Lì ho colto la palla al balzo perché, vedete, deve arrivare questo attimo in cui tu, mamma, non devi indugiare. Se dentro di te capisci che quei quattro denti che ha ti fanno male i capezzoli, inizia a darti fastidio, inizia veramente inizia a risentire dei 10 mesi passati. Ora 10 mesi lo dico così perché parlo di me, di quello che ho pensato io. Risenti troppo di tutta questa stanchezza, hai bisogno di questo distacco. Per te è arrivato il momento di smettere. Cogli la palla al balzo. Se ti capita una cosa che come quella che è capitata a me, cioè quello di per una notte, oh santo cielo, non si è svegliato. Bam, io avevo già il latte artificiale in casa e così ho fatto, non si è svegliato, perfetto, io dalla mattina ho iniziato a dargli il biberon di latte artificiale. Fortunatamente però Tommaso il biberon lo utilizzava per l'acqua, lo utilizzava per tutte le volte in cui ho provato a dargli una camomilla, ma poi si è rivelato essere un bambino resistente alla camomilla, quindi gli faceva l'effetto opposto, lasciamo perdere. E quindi non ha mai avuto difficoltà a prendere il biberon, per cui non ho avuto problemi ad iniziare quella mattina la mattina dopo quella fatidica notte, a dargli il latte artificiale. Ho continuato per un mese con il latte artificiale e poi all'undicesimo mese io sono passata direttamente al latte vaccino. C'è chi inizia a darlo diluito, io ho iniziato a darlo diluito qualche giorno e poi dritto il biberon secco così. E così ha continuato fino al compimento del quarto anno di età. Perfetto, tutte le notti prima di dormire. Vabbè. Non ho avuto problemi a livello di ingorghi, non ho mai avuto problemi né per figlio numero uno né per figlia numero due. Per Eleonora che cosa è successo? E diciamo che è stato leggermente diverso, nel senso che l'allattamento di Eleonora mi è pesato meno, salvo l'inizio in cui ho avuto i problemi delle raga le prime 2 settimane, è stato molto doloroso, e ho avuto un problemino di ingorgo una volta, però devo dire che il primo mese è difficile, ragazzi, non c'è da dire, primo figlio, secondo figlio, terzo figlio, può capitare a tutti, è sempre un momento molto difficile quello dell'allattamento, soprattutto all'inizio, però
Però per il resto mi è pesato molto meno psicologicamente perché sapevo già, avevo già preso confidenza in passato con l'argomento, per Tommaso è stato sicuramente più difficile accettare di dover allattare, di doverlo fare in pubblico, di doversi in qualche modo rendere vulnerabile, spogliarsi in pubblico, per me è stato molto complicato. Ma ne ho già parlato in un altro video, comunque ve lo metto nel cerchietto con la info, vi metto il video che ho fatto anche sull'allattamento e anche quello sullo svezzamento, così li possiamo unire tutti e due. Smettere con lei è stato più facile, ma il distacco è stato molto più rapido. Ha iniziato, innanzitutto lei ha iniziato lo svezzamento a 6 mesi e non a 4 e mezzo come Tommaso, quindi era più grande, quindi ha bevuto il latte materno più a lungo di Tommaso, poteva essere paradossalmente questo un problema, cioè magari era più affezionata a me, non so come dirlo, magari sto dicendo una fesseria, poteva essere anche un distacco più traumatizzante. Invece per niente, lei è stata, come Tommaso del resto, sono due bambini, grazie al cielo, che hanno sempre mangiato senza problemi, hanno sempre mangiato tutto, hanno sempre gradito all'inizio dello svezzamento, l'inizio, la metà, la fine, senza problemi. Io ho introdotto il cibo ad Eleonora più velocemente. Quindi non c'è stata meno gradualità nel passaggio dal pranzo alla cena, perché la cena l'ho introdotta nel giro veramente di giorni barra settimane. E il distacco dal seno quindi è stato sicuramente più di giorno, è stato sicuramente più rapido rispetto a quello di Tommaso. Ci sono stati giorni in cui logicamente lei ne aveva un pochino più bisogno, quindi le prime settimane l'ho sicuramente più. Sono stata naturalmente alle richieste di una bambina piccolina, ma non è mai stata, salvo rare occasioni, una bambina che richiedesse durante la giornata in maniera così, non lo so, bisognosa questo contatto con me. Io sinceramente attribuisco questo miracolo all'utilizzo del ciuccio, perché Eleonora non ha mai preso il ciuccio, cioè non ha mai preso, scusate, non ha preso il ciuccio prima di 4 mesi e mezzo. È stato compiuto questo miracolo. L'utilizzo del ciuccio, per quanto mi riguarda, cambia da così. Sì, ma poi lo devi togliere il ciuccio. Poi ci pensiamo a toglierlo. Intanto i primi 2 anni/3, dipende. Ragazzi, è un altro paio di maniche. Io l'ho avuto un bambino che non prendeva il ciuccio. Proprio no. Quindi il distacco è stato più rapido. Molto meno doloroso a quanto pare. Quindi sono passata nel giro di un mese praticamente dall'allattarla tutto il giorno all'allattarla soltanto prima di andare a dormire, la notte quando si svegliava e la popata del primo mattino, quindi quella della colazione. Quella della colazione è stata poi velocemente è diventata sempre più breve. Perché decideva lei di attaccarsi meno rispetto alla notte, per esempio, quindi una popata più veloce, accompagnata poi tra i 7 e gli 8 mesi, ha iniziato a mangiarsi il biscottino, quei biscottini quelli dei bimbi, diciamo il biscottino Plasmon per capirci. E quindi ha iniziato ad introdurre il cibo solido anche la mattina. Siamo andati avanti fino anche per lei ai 10 mesi. Lei tra gli 8 e il compimento del decimo mese, ok, quindi questo lasso di 2 mesi, ha iniziato a svegliarsi molto di più. Di notte si svegliava molto di più, quindi chiedeva di attaccarsi molto di più e sono stati mesi piuttosto faticosi. E anche qui, devo dire la verità, ho pensato, chissà quanto mi ci vorrà per smettere di allattare.
sentivo che il decimo mese stesse arrivando e pensavo a Tommaso e dicevo, ma chissà se, ma il miracolo si potrà verificare anche questa volta. Nel frattempo sono arrivati, lei ha messo i denti più tardi rispetto a Tommaso, ne ha messo uno a 7-8 mesi, non mi ricordo, e poi ne ha messi tre tutti insieme. Quindi mi sono ritrovata al compimento del decimo mese con questa specie di un'altra volta. Tommaso forse ne aveva già 8 o 6, 4 li aveva di sicuro a 10 mesi. Mi sono ritrovata questa nanetta con questi 4 denti. Soltanto chi allattato con i denti appena spuntati sa di cosa sto parlando. Sono delle lame, non sono dei denti, sono delle tagliole. Ecco, avete presente le tagliole, le trappole per le lepri nel bosco? Quelle. Ho avuto dalla notte, rispetto alla notte in cui ho smesso, le 2 notti precedenti, ho avuto questa sensazione fastidiosissima, per cui ho detto basta, è arrivato il mio momento, devo smettere e devo riuscire a smettere di allattare di notte, perché ormai la colazione stava diventando facilmente sostituibile, perché si svegliava, la potevo prendere, non piangeva per avere il seno, quindi potevo tranquillamente sostituirla con del cibo solido. E prima di andare a letto, lei, devo dire la verità, per poco tempo, ora prima ho detto che la prendeva anche per andare a letto, no, lei da quando ha introdotto la cena raramente ha voluto il seno prima di dormire, quando era più piccolina, ma negli ultimi 2 mesi anche qualcosa in più, assolutamente no. Quindi prima ho detto una fesseria, scusate. Dopo la cena lei, dopo un po', che sia mezz'ora, un'ora, 2 ore, andava a dormire senza richiedere il latte. Ho provato ad introdurre il biberon per darle l'opportunità, insomma, di poter continuare a bere il latte. Niente, a differenza di Tommaso, lei il biberon lo usa per l'acqua, ma lei di latte artificiale non ne ha mai voluto sentir parlare. Le prime 2 volte l'ha bevuto, ho creduto di poter cantare vittoria, invece assolutamente no. Quindi Eleonora non beve latte. Ecco perché la colazione la fa con lo yogurt. Non è un problema che lei non beva latte? Sono preoccupata che non beva latte? Assolutamente no. Non credo che il latte sia una cosa fondamentale, se non il latte materno, credo abbia delle proprietà assolutamente. Credo che il latte formulato sia formulato in tal modo da essere sicuramente ricco di elementi preziosi per il bambino, ma credo che se non assuma latte a 10, 11, 12 mesi non sia grave, perché avendo un'alimentazione equilibrata e mangiando tutto, non credo abbia nessun tipo di scompenso e quindi sono molto tranquilla. Non ho ancora provato il latte vaccino, aspetterò il compimento dell'anno, ma se tanto mi dà tanto, non credo che lo verrà. Vabbè, non importa, sono molto tranquilla. Quindi le 2 notti prima di smettere di allattare, ho avuto i primi morsi. Niente, ero veramente molto infastidita. Speravo che quel momento sarebbe arrivato in fretta. E così è stato. Quindi, qualche notte dopo, 2 mi pare, se non ricordo male, lei ha dormito tutta la notte. Ha avuto un piccolo risveglio in cui me la sono cavata, ridandole il ciuccio e prendendola in braccio. Una notte, la notte successiva ci sono riuscita di nuovo, la terza notte ci sono riuscita di nuovo, la quarta notte ci sono riuscita di nuovo, me le sono segnata sul calendario. Alla quinta notte ho detto ufficialmente, io ho smesso di allattare. Anche in questo caso, allattando solo di notte, allattando tra l'altro molto meno rispetto a quanto allattassi Tommaso, non ho avuto nessun problema, nessun ingorgo, nessun fastidio, assolutamente niente. Quindi per fortuna, sono stata fortunata anche in questo. Fondamentalmente ha smesso Eleonora perché non ha più richiesto niente, quindi era arrivato il momento, in entrambi i casi, per entrambi i bambini era arrivato il momento, per entrambi, quindi sia per me che per il
bambino in questione, e quindi è stata una cosa molto naturale, fortunatamente molto, molto soft, non problematica. Lei adesso dorme sicuramente, ma da sempre dorme molto più di quanto Tommaso abbia fatto, dorme meglio e sì, ha bisogno del suo letto, ha bisogno di rispetto assoluto della sua routine, ma mi sacrifico volentieri a non uscire la sera, a non uscire in determinati orari quando so che lei ha bisogno di riposare, perché il riposo suo è oro per me, per noi, famiglia, per tutto il resto della giornata. Quindi il rispetto della sua routine per noi è priorità assoluta. È ancora piccola e ne ha tutto il diritto. Basta, questa è stata la mia esperienza sullo smettere di allattare, ne abbiamo parlato in direct soprattutto, nei commenti mi è stato chiesto più volte, quindi ne parlo ben volentieri. E basta, se avete domande come sempre. Potete scrivermele qua sotto, se volete raccontarmi la vostra esperienza, io vi leggo molto volentieri. Ciao!